ospite una delle nostre artiste, Valeria Passarello. Buonasera. Buonasera. Che espone in questi giorni dal 24 al 31 ottobre 2021 alla mostra che si intitola Libertas Free, dedicata appunto al tema della libertà, con altri 10 artisti che appunto si sono, hanno esposto le loro opere proprio in occasione di questa importante tematica per questo periodo storico. Esatto, sì, col coronavirus, esatto. Insomma, è stato un po' pesante e quindi la libertà adesso ci viene in aiuto questa mostra. Esattamente, grazie. E noi ringraziamo voi artisti che siete presenti e che avete voluto esporre. Esatto. Abbiamo appunto qui davanti a noi 4 lavori di Valeria e sono 2 opere figurative e 2 opere astratte. A proposito di questo, esattamente Valeria, tu innanzitutto vivi a Bologna, però sei siciliana. Sì, esatto, sono siciliana, sono di Siracusa, esatto. E quindi sono venuta qui a studiare e a lavorare, adesso insomma a pensare al mio futuro. E quindi diciamo il mio percorso artistico inizia da autodidatta a Siracusa, e appunto per semplice hobby e passione, oltre alla passione per il canto, appunto mi insomma esprimo, sempre espresso le mie emozioni attraverso anche la pittura. E quindi proprio da autodidatta, senza aver seguito una particolare scuola, nel 2018 questo talento diventa sempre di più un impegno, esatto. più che diciamo un passatempo. Esatto. Sì. E quindi proprio dal 2018, se dovessi dire proprio un anno particolare, è stato il 2018, perché mi sono più aperta a me stessa magari. Esatto, è coinciso quindi con una crescita personale che ho voluto, a cui ho voluto dare spazio e voce. E quindi oltre alla mia passione per la lettura sulla crescita personale, ho tradotto in questo modo anche questa mia passione, e quindi dare ascolto a se stessi per me vuol dire anche dipingere le emozioni. Assolutamente, assolutamente. Esatto. Infatti parlando proprio di questi 4 lavori, se vogliamo ad esempio descrivere questi primi 2 che sono opere più figurative e soprattutto improntate sul discorso della figura femminile. E allora, a proposito di questi lavori figurativi a confronto con questi altri lavori astratti, ti chiedo questo: i generi che tu preferisci, solitamente su cui tu lavori, preferisci solitamente il genere astratto o il genere figurativo, visto che li vediamo insieme giustamente, oppure ci lavori contemporaneamente? Certo. Allora, io diciamo che preferisco come genere dove mi sento proprio libera di esprimermi, appunto sempre con la mostra della libertà, sempre correlata a questa cosa, e l'astratto, che mi dà maggior appunto libertà di espressione delle mie emozioni, correlata diciamo all'ascolto di me stessa. E quindi il figurativo mi sembra un genere molto molto bello. Ovviamente quando vediamo un'opera quindi interpretiamo quell'opera per ciò che sentiamo, cioè. E c'è l'astratto, il genere astratto ci permette molto di più di spaziare, quindi, perché questo può sembrare un semplice viso, però c'è molto di più, quindi quello che preferisco sono appunto il genere astratto, anche se reputo questi 2 figurativi, ma non troppo, quindi c'è sempre dell'astratto per me. Infatti questa donna esprime le sue emozioni con l'impeto, esatto. Diciamo, questi sono i suoi pensieri che sono tradotte qui come un mare in tempesta. E quindi l'apprezzamento anche del mare in tempesta dentro di noi. Assolutamente. Quindi l'astratto. L'astratto è il mio genere preferito. E se vogliamo descrivere allora queste 2 opere appunto astratte, come le descriveresti a parole? Allora, che cosa rappresentano? Cosa per sono me? Per te? Allora, sì, sotto il punto di vista tecnico sono entrambi spatolati su tela. E appunto questo ha un mix anche di materico con questo cordoncino, e rappresentano quindi la contrapposizione tra la confusione e l'ordine. Quindi vediamo la confusione dei colori e diciamo l'ordine dei colori, quindi questi colori sono ben
distinguibili tra loro. E cosa vanno a rappresentare? Un po' questa dualità che c'è all'interno, appunto dentro il proprio animo. E quindi proprio l'astratto mi permette anche di riuscire un po' a tradurre le mie emozioni e ad accettarle. Quindi non subito io interpreto la mia tela, perché diciamo il dipinto, quindi l'esecuzione avviene al momento, però capisco che cosa vuol dire dopo. Ed è proprio un'analisi che faccio prima, dopo, c'è tutto un insieme. Quindi è un lavoro che avviene istintivamente, è un lavoro istintivo, sì. E quindi tu lavori e dipingi di getto e poi vai a interpretare dopo, a esaminare quello che tu hai realizzato. Sì, semplicemente. Questo avviene per l'astratto, invece per il figurativo usi lo stesso sistema oppure? Per il figurativo questo misto tra figurativo e astratto. E figurativo, questo ad esempio, questo mi sono ispirata a un'opera diciamo digitale di un artista iraniano che ho seguito su Instagram, che si chiama iCat, ha un nome molto particolare. E diciamo che mi sono ispirata a una sua rappresentazione digitale, quindi okay. Lui fa appunto, perché mi piace molto perché aggiunge ha dei visi classici, dei dettagli astratti, ad esempio possiamo anche vedere, ho fatto uno sketch con il carboncino tra l'altro, che è un altro genere che mi piace molto perché è molto bello, dove ho aggiunto il dettaglio di una farfalla in viso e mi sono ispirata sempre a lui, esatto, quindi e questo è sempre diciamo collegato all'ascolto di sé. Infatti si capisce molto bene anche dalla delicatezza dei colori e questo viso che ha questi occhi che guardano in basso e che dà proprio la sensazione dello studio interiore, di un pensiero interiore che emerge con pochi tratti tra l'altro di colore e di segno. Sì, è bello anche sentire diciamo l'interpretazione che viene, a caldo. Che viene data da quello che osserva. Esatto, e anche questa ovviamente è la libertà. No? Assolutamente, assolutamente. Senti Valeria, visto che ci hai raccontato, ci hai spiegato in modo molto esauriente appunto questi tuoi lavori e ci hai parlato di te, se qualcuno volesse venire a trovarti nel tuo atelier, ecco, venire a vedere, a visionare un pochino dei tuoi lavori, delle tue opere, dove ti può contattare? Hai un indirizzo mail? Sì, allora, mi può contattare intanto sul mio Instagram, mi chiamo Random Emotions Gallery. E poi tramite email valeriapassarello@gmail.com e tramite anche sms 327 9717 123 e appunto chiedermi anche, non so, mi piacerebbe anche sentire cosa ne pensano dei miei pari, anche per un riscontro, assolutamente importante. È molto, molto bello per l'artista, è anche un riscontro, uno scambio, perché io penso che non ci sia artista e insomma siamo tutti sullo stesso livello, quindi c'è un fruitore che ovviamente dice la sua. Certo. E ovviamente possiamo crescere, insomma, assolutamente. Siamo tutti artisti secondo me. Assolutamente, è molto importante lo scambio di interazione tra chi fruisce l'arte e chi la realizza. È importantissimo perché per entrambi diventa davvero, come dicevi tu, un accrescimento di tipo culturale che non andrebbe mai perso, non dovrebbe essere mai perso. Sì, una condivisione. Assolutamente. Di emozioni. Assolutamente. Sì. È il messaggio principale. Esattamente. Le creazioni. Bene Valeria, ti ringraziamo tantissimo grazie, per essere stata grazie con a noi. Voi, grazie alla corte. E ti salutiamo. A presto.